Buonasera, intanto ci troviamo a Borgata Costiera. Anche quest'anno abbiamo preferito venire a Borgata Costiera con una gara di regolarità, un trofeo nazionale regolarità. E sempre grazie all'amico Ciccio Foggia che ci sopporta e ci dà il piacere di venire a trovare qua questa bellissima borgata, che quest'anno l'abbiamo trovata anche più colorata, sicuramente in occasione della festa del pane e della pasta. E ripeto, le strade per arrivare qua per noi sono comodissime, ci consentono di fare la nostra disciplina con molta tranquillità, non disturbiamo e non ci disturbano. Questo è il trofeo Cavi di Cusa 2022. Noi siamo venuti qua a marzo del 2019, quindi sono passati già 3 anni, perché gli ultimi 2 anni abbiamo preferito andare verso le province d'Agrigento. Quest'anno siamo ritornati di nuovo nella nostra borgata costiera. E in questa occasione vi presento Mario Passanante, che è pluricampione italiano della regolarità classica a livello nazionale, ovviamente, e passo la parola a lui, e dopodiché concludiamo con Ciccio Foggia. Beh, che dire, io sono felicissimo di ritornare a Borgata Costiera, anche perché negli ultimi anni il trofeo Cavi di Cusa l'ho sempre vinto, e quindi vuol dire che Borgata Costiera mi porta fortuna. Speriamo che lo sia anche per quest'anno. Ci stiamo divertendo, è sempre un piacere attraversare questi borghi, queste bellissime, di questi bei posti, ecco. E quindi, ripeto, ritornare qui è davvero molto 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 bello. E complimenti a chi ci invita, a chi ci fa passare da qui, e quindi siamo veramente felici. Per noi è un piacere ogni anno ospitare in questa frazione di Borgata Costiera questa gara di regolarità denominata Le Cave di Cusa. Come ha detto poco fa l'organizzatore Commare, uno degli organizzatori, questo evento ormai diciamo che è una consuetudine portarlo a Borgata Costiera. Per qualche anno si è preferito portarlo nelle zone dell'Agrigentino, ma è tornato di nuovo a Borgata Costiera, anche grazie forse ai lavori che abbiamo fatto in questi anni per la festa del pane e la pasta, dove proprio l'organizzatore ha confermato che ha visto una borgata migliorata, arredata, decorata, e questo grazie anche agli amici che mi hanno collaborato quest'estate. Per noi comunque è un fatto d'orgoglio avere presente tutte queste auto d'epoca, significa che comunque tengono molto a questo territorio anche attraverso lo sport, uno sport sano, di valori, di principi, si promuove un territorio come Borgata Costiera, in questo caso come Mazara del Vallo, ma Campobello, tutto il territorio della provincia di Trapani. E io, proprio in base a quello che ha detto l'amico Commare, che ha visto questa borgata più colorata, voglio dare la parola all'artefice di chi veramente ha coadiuvato da direttore artistico questi lavori, che è l'amico architetto Gerry Bianco, a cui va un mio carissimo applauso. Grazie Francesco. Per me è un piacere sapere che comunque la gente viene a fare questo percorso con queste macchine d'epoca, e quindi vengono a Borgata Costiera e la trovano accogliente, la trovano soddisfacente, anche per i colori che abbiamo realizzato durante la festa del pane con il progetto Scalmanati per l'arte, dove ho coinvolto 30 artisti. Io fra l'altro ho realizzato questo murale che alle spalle con la scritta Borgata Costiera, è stato un restyling, e oltretutto ne ho fatti altri quattro, in totale 5, ma abbiamo colorato, qualcuno dice anche Borgo Parrini che è abbastanza colorato eccetera, Costiera non manca di meno. Mi auguro che l'amministrazione promuova questa borgata, una borgata importante, oltretutto c'è anche la scultura che abbiamo fatto nel 2018, La dimensione del tempo, che è diventato un trofeo internazionale, mondiale, per cui è arrivato anche in America. In tutto questo l'arte mette sempre la passione, resta alla storia, resta all'entusiasmo della gente, fa rivivere gli spazi e qualifica il territorio. Dico, ora la gente apprezza, è tutto un impegno con spirito gratuito, con entusiasmo e con voglia di cambiare le cose. Grazie Francesco per il suo coinvolgimento. Allora, continuiamo per far conoscere anche la gente la regolarità e i campioni della regolarità. Come sapete benissimo, a Campobello è la culla della regolarità e ci sono tantissimi campioni, chi è del campionato assoluto, chi nelle varie categorie. A fianco a me c'è Angelo Accardi, del campione quest'anno, si è laureato campione dell'RC3,
categoria RC3, che vanno praticamente dal tutte le auto dal 1947 al 71, al 71 fanno questa categoria RC3. Angelo Accardo fa parte della scuderia FM Franciacorta di Brescia, quale ho avuto anche l'onore e il piacere di quest'anno, mi hanno ingaggiato anche a me, perché tipo il calcio, sai, mi hanno ingaggiato, quindi l'anno prossimo anch'io gareggerò per la Franciacorta. Passo la parola a Angelo Accardo. Io vi ringrazio di questa possibilità. Noi credo che sia la terza o quarta volta che veniamo a questa borgata, una borgata famosissima nella provincia di Trapani, ma anche nella provincia di Agrigento, che dove vivo io. Ci è capitato di venire in estate per godere questa festa del pane che loro fanno, dove veramente abbiamo trovato una borgata viva, meravigliosa. Ovviamente d'inverno, diciamo, c'è poca affluenza, ma con queste attività sportive, con queste attività dove si vanno a toccare i posti più importanti, e questa è una delle borgate più importanti che abbiamo nell'Interland, ovviamente si crea un minimo di movimento. Io ringrazio ovviamente il comune di Mazara, Ficcio Foggia, che è stato il nostro, diciamo, punto d'appoggio per questa gara, e la scuderia Cave di Cusa di Campobello, che ci dà sempre la possibilità di assaporare e di venire in questi posti veramente particolari. Quindi vi ringrazio e spero di tornare il prossimo anno, e spero che i concorrenti si possano moltiplicare in maniera tale che possano godere di queste bellezze. Grazie e complimenti. Un'altra intervista che mi fa piacere farla è l'amico nostro, che è la prima volta che viene in Sicilia a gareggiare. Questo signore si chiama Niccoli e viene addirittura da Pistoia per farsi questa gara. Due parole sulla gara, sul territorio che hai trovato, prego. Volentieri, grazie. Allora, noi siamo dei neofiti, è la prima volta che veniamo qui. Devo dire che ho trovato un ambiente accoglientissimo. Il Cave di Cusa sono stati tutti molto gentili, è stata una situazione veramente piacevole. Ecco, la gara è bellissima, fatta benissimo, non c'è da meravigliarsi ovviamente, perché l'avete inventata voi questa regolarità, quindi non mi potevo aspettare una cosa migliore, insomma. Ecco, veramente ben fatta, ben organizzata, tempi giusti, non ci si prendono rischi, insomma, proprio una bella gara. Complimenti, congratulazioni a tutti e grazie di cuore. Grazie a te per essere venuto, sperando che l'anno prossimo ti troviamo ancora con noi. Passo la parola di nuovo a Ciccio Foggia e saluto tutti i borgesani che ci hanno accolto qua a Borgata Costiera, grazie. Come vedete dalle interviste, avete anche notato l'accento diverso dei presenti, arrivano piloti da tutta Italia e questo ci deve inorgoglire, veramente siamo contenti per quello che si è fatto, ma saremo ancora più contenti per quello che faremo. E mi fa piacere quando trovo persone che vengono qui in estate e apprezzano questo bellissimo progetto della Festa del Pane e della Pasta, che come il trofeo Cave di Cusa è tornato dopo quasi 4 anni, la stessa cosa Festa del Pane e della Pasta è tornata proprio dopo 4 anni, grazie all'impegno di molti volontari, ma grazie all'impegno della passione del cuore di tutte le attività e le aziende del nostro territorio, e non solo, anche a livello nazionale. Visto che siamo sotto la scultura della dimensione del tempo, facciamo l'augurio di Buon Natale a tutti i cittadini mazzaresi, agli amici, alle persone buone, alle persone sincere, a tutti quelli che offrono donando la propria vita e il proprio lavoro. Volevo concludere con questo brano di Buon Natale che ho scritto per tutti gli amici. Buon Natale a te, Buon Natale a chi? A chi sa esser sincero, a chi ha del buono, a chi sa essere umano. A chi sa amare con cuore vero, a chi ha fatto della vita un dono, a chi sa amare veramente. È il tuo profumo che inebria la mente e lascia all'altro il suo calore, una
scintilla si accende. L'amore na 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 na. Buon Natale a te. Buon Natale a chi? A chi sa essere sincero, a chi ha del buono, a chi sa essere umano. Amare con cuore vero, a chi ha fatto della vita un dono, a chi sa amare veramente, è il tuo profumo che nebbia la mente, e lascia all'altro il suo calore, una scintilla che accende l'amore. Buon Natale a te, auguri a tutti, buon Natale.